Ciao. Ciao a Ciao a tutte. tutte. Ci Ci sentite? sentite? Ciao. Aspetta, Ciao. Aspetta, vediamo un vediamo un attimo chi attimo. prosegue. Fa vedere di qua. Aspetta che Aspetta che devo devo anche attivare attivare le ragazze che ragazze che c'hanno, che c'hanno, che sicuramente lo sicuramente fanno, lo vogliono vogliono inviare inviare per per sentire te. sentire te. Ok, Eccoci, eccoci, ciao, ciao, guarda c'è guarda Claudia c'è Claudia Adet che ti che ti segue, Lia, segue. Ciao Claudia. ciao Ciao Fiore, ciao Fiore, ciao Cinzia, Cinzia. dunque siamo Dunque, siamo qua con la dottoressa Melagno, Melagno. siamo state Siamo on live su Instagram live e per su Instagram e per parlare sono parlare con su lei, lei lei, lei è avrà bravissima, bravissima, bravissimo chirurgo, chirurgo, specialista in chirurgia plastica e plastica e riconnettiva, è una delle prime che mi ha dato il punto con il mio blog e chi mi segue la conoscerà benissimo perché ho fatto con lei tantissimi trattamenti, l'ho intervistata più volte su vari argomenti e oggi sono qui con lei per parlare di collo e décolleté. Collo e décolleté che sono due zone molto critiche per noi donne, anche perché richiedono una grande prevenzione, proprio perché è difficile da trattare, quindi meglio prevenire che curare, in questo caso è veramente difficile. Per cui avremo dei trattamenti che si possono fare sul collo e sul décolleté, sappiamo che tra l'altro il décolleté non è. Sul décolleté non è possibile fare nessun tipo di chirurgia, vero? E quindi non si può fare altro che intervenire con la medicina estetica e fare tanta, tanta prevenzione. Allora, ma quali sono i trattamenti che si possono fare soprattutto nella zona del collo? Io partirei a parlare di Botox, no? Via, come abbiamo parlato Assolutamente, nell'Instagram. assolutamente. Diciamo che questa zona qua, da sotto le labbra al seno, è una zona anatomicamente veramente difficile, che da considerare un po' un tutti insieme perché è tutto collegato e perché anche hanno le stesse caratteristiche, cioè pelle molto sottile, derma quasi inesistente. E poi sono zone del collo estremamente declivi. In più nel décolleté si somma anche il peso della mammella che va a stirare e a dilatare quelli che sono proprio i tessuti cutanei. Quindi è estremamente difficile. Se la chirurgia ha un senso sul collo, sul terzo inferiore del volto, sul décolleté praticamente è inesistente. Anche perché se noi pensiamo al décolleté come zona d'inizio del seno, anche quando faccio una mastoplastica, preferisco sempre avere un tessuto più trofico, più bello, perché così anche il risultato della mastoplastica ha un effetto comunque sublimato. Se partiamo dall'alto, dobbiamo considerare un muscolo, che è il muscolo platisma, che è un muscolo piatto che si attacca alla parte inferiore del volto, sul, diciamo, margine mandibolare, e scende sul collo. Ed è quello che, quando noi facciamo questo bellissimo movimento sexy, così, fa evidenziare alcune banderelle platismatiche. Queste sono date dal fatto che in corrispondenza di quella zona c'è una riduzione del tono del muscolo, come se noi tagliassimo un tessuto di maglina. Avete presente quando si fa tutto quel bordino arrotolato? Ecco, quello è l'effetto un po' del muscolo platisma che noi con la tossina botulinica dobbiamo andare a rilassare. In questo modo, noi facciamo un trattamento come lo facciamo sul viso. Cioè il Botox diluito alla dose normale, lo andiamo a inoculare proprio specificamente su tutte le banderelle e questo determina nell'arco dei 15-20 giorni un miglioramento del fatto che il muscolo diventa tutto steso, non si formano queste banderelle che sono poco, sono antiestetiche.
E nello stesso momento, siccome il platisma è un muscolo che tira verso il basso rispetto ai muscoli mimici che invece hanno un effetto che è liftante verso l'alto, allora cosa succede? Che c'è un miglioramento anche dell'ovale, del terzo inferiore. Quindi questo tipo di trattamento che ha un nome meraviglioso, estremamente evocativo, e si chiama Necessity Lifting, ha proprio questo effetto di migliorare quello che è l'ovale del volto e migliorare quello che è il collo. Ovviamente noi consideriamo la parte sotto, cioè il muscolo, non andiamo a iniettare al di sotto del muscolo, quindi tutte quelle pazienti che chiedono ma avrò problemi nella deglutizione, farò fatica a respirare, una tossina eccetera, assolutamente no, state tranquille perché non è assolutamente pericoloso per la salute, perché l'inoculo è veramente superficiale, va proprio a interessare questo muscolo che è proprio un velo super sottile sotto la superficie cutanea. Vero. Però sopra il muscolo invece c'è la pelle, che è una pelle che ha poca ciccia, che ha poco derma e che molto spesso ha bisogno di essere rimpolpata, rivitalizzata. Allora in questo caso, quasi diciamo nel 90% dei casi, è necessario fare contestualmente anche un trattamento di microbotox. Il microbotox è un trattamento di botulino, però molto diluito, perché l'inoculo non è più dedicato al muscolo, ma allo strato epiteliale, cioè sotto lo strato epiteliale, proprio per andare a migliorare quella che è la texture, il rivestimento del collo. Certo. Purtroppo, ragazzi, io ho un ecco, non so per quale motivo, non ho due conti sui tre, volevo chiarire questa cosa qui, ora provo un attimo, vediamo un attimo.